Buongiorno a tutti amici Tech Different, quest'oggi vi presento una piccolissima e rapidissima guida su come ripristinare la visuale del dock su Yosemite, la visuale in 3D del dock e personalizzarla. Per fare questo dovremo scaricare questa applicazione che vedete nella dock, si chiama SeaDock, tramite il link che vi ho proposto nell'articolo. Una volta scaricata questa applicazione, non dovremo far altro che aprirla facendo clic destro col mouse e poi apri e poi seguire, continuare a schiacciare continue per installare l'applicazione. Questo perché? Perché se faremo il clic col sinistro classico, il doppio clic, non si aprirà, ci darà errore. Quindi una volta aperta l'applicazione, installata, la avvieremo ed avremo questa schermata. In questa schermata potremo personalizzare un po' tutte gli aspetti del dock, anche la grandezza delle icone, eccetera. Dock teme possiamo selezionare quello che vogliamo, Yosemite Light 3D o Night. Se vogliamo il light, ce lo imposta come chiaro. Adesso vedete che riparte. E attendiamo un attimo e vedete che il dock è impostato in 3D con lo sfondo chiaro, come vediamo. Se vogliamo lo sfondo scuro, basta fare Night 3D. Un attimo che lo applica ed eccolo qua. E così è scuro. Poi possiamo personalizzare come vogliamo. Possiamo fare anche Unity Night. Proviamolo anche questo. Con la linea qua sotto. Quindi ci sono molte possibilità di personalizzazione per il dock, grazie a questa applicazione gratuita. Quindi non vi resta che scaricarla e sbizzarrirvi con la personalizzazione. Possiamo anche gli spazi, personalizzare gli spazi tra un'applicazione e l'altra, eccetera. Per questa piccola e rapidissima guida è tutto. Un saluto, alla prossima. Ciao!